Allora, il blocco maledetto ti dà quella dannata perla se lo fai a pezzi. Il problema è che quel dannato blocco è nella versione più difficile in assoluto ora. C'ho un piccolissimo problema che mi manca una mano. Allora, prima è qui, secondo è qui. Poi. Terzo è qui. Terzo. Sì.
poi l'ha fatta anche seguendo. Ci sto mettendo troppo. Qui ce l'ho Power Slash 3. Lo elimino. Raso,
Vedi, l'ha mangiato, non l'ha convertito in denaro. I campi Ma come? La fa trovare così la perla? Non c'è gusto. Allora, poi. Manca ancora due.
Alla fine della terza sessione, alla fine della terza sessione, alla fine della terza sezione. Bella questa mi è piaciuta. Foresta maledetta. Adesso
Ma non riesci a capire chi è. Mr. Cell, ah. Ah. Che cretinato. Senti, ma questo era un mercante o mi sbaglio? Voglio dire cosa. Non credo venda della polvere d'oro, però. Io ho 5 polveri d'oro, quindi io posso potenziare 5 oggetti.
Allora, lui dice che quando io faccio il New Game Plus mi porto dietro gli oggetti che ho con me, insomma, diciamo così. Tranne questi, 1, 2, 3, 4. Quindi qui è inutile sprecare. Ok? Allora, i rosari a me francamente non interessano potenziare. Questo è stato già potenziato. E va bene così perché onestamente questo qua non mi piace tanto. Questo, sebbene sia quello standard suo, non è che mi piaccia tanto. Questo non li ho mai usati, francamente. Potrei pensare di potenziarlo. Ma questo sicuramente lo vorrei potenziare. Perché prima di arrivare alla volpe, a parte che alla volpe ci arrivi quasi subito, ma questo te lo dà dopo che hai fatto fuori la volpe. Questo però a me piace perché ti dà casomai un domani volessi continuare ancora a usare i riflettori di specchi. Tanto inutile, non lo uso quello.
Vicina. Questo. Fusa. Nel villaggio Fusa, se non ricordo. Uno, questa è stata fatta e questa va fatta. Questi compaiono qui perché la quest te la dà lei che è su. Tanto vale cercare di spremere Ecco, questo mi serviva.
compare a un certo punto della vicenda. Compare a un certo punto della notte. Facciamo durare ancora la notte. Abbiamo riempito la tasca. Poi ce ne sono altre due da riempire. Eccolo! Se n'è andato con un'esplosione. Ma bella andata, uscita di scena, non c'è che dire, eh. Allora andiamo subito a riscuotere la ricompensa dalla ragazza. Non ci riesco a tracciare una linea così parallela. Oh via! Non con questo pad. Ma neanche col pad della PlayStation 3 ci riuscivo. Solo col pad della PlayStation 2 ci riesci. Non so perché è diverso l'analogico. A parte che è più grande l'analogico in quanto tale, eh. Questi qua sono veramente microscopici, questi analogici. Sono scomodi. Fa schifo. Mi ricordo che quando usavo, iniziai a usare il pad della 360, abituato come era a quello della PlayStation 2, quel pad mi faceva venire i crampi alle mani. Neanche questo lo fa venire, adesso non sto attento. Se non lo impugno così, praticamente io lo sto muovendo usando l'articolazione del pollice, non sto usando la punta del pollice come invece si fa. Ma che lo so, perché agli americani piacciono questi pad che hanno queste levette microscopiche. Poi sono enormi da tenere in mano.
questo è abbastanza semplice. Che pensi, micio mio? Micio nero? Gatto nero? Gatto nero? Peach. Si riempie automaticamente. Scusi, ma se così stanno le cose, allora tanto vale. Allora, non è che c'è anche tu un'insufficienza renale come la Gigi, vero? Mi piace questa cosa del pelo che ti sta venendo. Hai fatto questo. You
pescando adesso non lo sai. Bene, un'altra salvatina, tanto per essere sicuro che è salvato. Io a sto punto ne vado a nanno e ci vediamo domani. Grazie per chi mi ha seguito e buonanotte a tutti.